Ciao a tutti amici di YouTube, benvenuti dal vostro Jimbo. Esatto, da questo momento in poi io mi chiamerò Jimbo. E adesso in questo video vi spiegherò a grandi linee come mai ho deciso di cambiare il nome e come mai proprio questo nome. Come forse non tutti sanno, Jimbo è il protagonista del mio film d'animazione preferito, ovvero Il Pianeta del Tesoro. E io sono qui per mostrarvi le caratteristiche di questo personaggio, di questo protagonista. Il film racconta del viaggio di Jim Hawkins, ovvero il nostro Jimbo, che parte alla ricerca del bottino dei mille mondi, ovvero il tesoro di Flint. Questo era un suo grande sogno fin da quando era bambino. Solo che non voglio raccontarvi tutta la trama del film, perché per chi non l'ha visto farei anticipazioni inutili. L'unica cosa che farò è soffermarmi sui caratteri principali di questo personaggio. L'animo di Jimbo, per tutta la durata del film, viaggia con un dolore interiore causato dalla mancanza del padre. Infatti la presenza del padre nell'infanzia del nostro Jimbo è veramente scarsa. Jimbo, quando era bambino, riceveva veramente pochissime attenzioni dal padre, il che lo fece diventare nell'adolescenza un ragazzo molto sfrontato. Questa sfrontatezza è motivo di delusione per la povera madre, che tenta in tutti i modi di educare il proprio figlio, ma fa veramente molta fatica. Nonostante la sua sfrontatezza, Jimbo vuole dimostrare di essere un ragazzo in gamba, e l'occasione per fare questo arriva veramente subito. Infatti una banda di cyborg invade e distrugge la locanda Bembo, che era gestita dalla madre. Nell'invasione però Jimbo trova una strana mappa, che è appunto la mappa del tesoro di Flint. Grazie a questo tesoro, Jimbo si rende conto che con il tesoro di Flint potrebbe in effetti ricostruire la locanda. E questa è in effetti l'occasione fondamentale per dimostrare alla mamma di essere un ragazzo in gamba. Non solo, perché oltre ad essere l'occasione giusta, è anche l'occasione per avverare quello che è stato il suo sogno fin da bambino, ovvero andare a trovare il tesoro di Flint. Il viaggio di Jimbo si rivela veramente utile, perché trova nella persona in cui meno si aspettava la figura del padre, ovvero un cyborg di nome John Silver. Il primo incontro tra i due è veramente all'insegna delle frecciatine e della tensione, perché il nostro Jimbo sospetta molto che Silver abbia presenziato all'assalto della locanda Bamboo, che è quello che in effetti è successo. Con lo svolgersi della trama questo rapporto cambia, infatti Silver inizia ad avere un debole per il nostro Jimbo e inizia a impartirgli importanti lezioni di vita. Il viaggio di Jimbo non è solamente caratterizzato da momenti positivi, infatti ci sono altrettanti momenti negativi. Nel momento del fallimento, infatti, Jimbo manifesta molta rabbia, ma anche qua ci mette una pezza Silver. Infatti Silver riesce a ricoprire al meglio il ruolo del padre, e lo fa con la frase che ha reso famoso questo film d'animazione. Tu hai la stoffa per compiere grandi imprese, ma devi prendere in mano il timone, tracciare la tua rotta, e devi seguirla anche in caso di burrasca. E quando verrà il momento in cui potrai mettere alla prova la qualità delle tue vele e mostrare di che pasta sei fatto, beh, spero di essere lì a godermi lo splendore della luce che emanerai quel giorno. Sono parole profonde, sono parole che ti insegnano ad inseguire un sogno anche quando sei certi di non poterlo raggiungere. Sono parole che in effetti direbbe ogni padre al proprio figlio, sono le parole che in questo momento servono a Jimbo. Silver e Jimbo però non riescono sempre ad instaurare un buon rapporto tra padre, tra virgolette, e figlio. Infatti, quando si scopre che tutti e due hanno lo stesso obiettivo, ovvero il tesoro di Flint, ricomincia quel rapporto basato sulle frecciatine e sulle sfide. Ed è in questo momento che troviamo non solo la maturazione di Jimbo, ma soprattutto la maturazione di Silver, che si ritrova costretto a rinunciare al suo sogno per salvare la vita di Jimbo. Quello di Silver è un sacrificio notevole, è rinunciare ad inseguire una stella per ragioni ben più importanti. Alla fine del racconto Jimbo riesce a dimostrare di essere un ragazzo in gamba, e quindi la mamma ritorna fiduciosa nei confronti di Jimbo, ed è qua che mi voglio collegare all'ultimo aspetto di questo video, ovvero il rapporto tra Jimbo e sua mamma. Infatti quello che c'è tra Jimbo e sua mamma può essere considerato come una storia d'amore. È un amore materno che supera in forza qualunque relazione tra due partner qualsiasi. È un amore talmente forte che riesce a nascondere la mancanza di un padre. Siamo giunti alla fine di questo breve excursus sulle caratteristiche di Jimbo, e adesso giungiamo al vero obiettivo del video, ovvero spiegarvi come mai ho deciso di cambiare nome. La scelta del mio primo vero nome su YouTube, ovvero Tialakitu, non è stata ponderata fino in fondo. Infatti ho semplicemente unito il mio soprannome, quindi Tia, con uno dei miei personaggi preferiti del mio brand preferito, ovvero Super Mario Bros. Ma in fondo, nel mio animo, ho sempre pensato di volermi chiamare Jimbo, perché Jimbo è veramente un personaggio in cui mi riconosco veramente tanto. Il secondo motivo per cui ho deciso di cambiare nome era perché volevo dare una svolta al mio canale, solo che questi sono discorsi che ho già fatto in un mio vecchio video, che troverete qua. Detto questo vi saluto, vi invito a seguire la vostra stella e fate quello che volete con questo video.
Ciao.